Ed è già guerra anche nel prestagione tra Ferrari e Red Bull. Abbiamo visto tutti il fire up pubblicato da Ferrari durante la presentazione della RB19 e questo è palesemente un affronto diretto del team di Maranello nei confronti del team di Milton Keynes. Forse ad affermare la propria superiorità nei confronti di Red Bull e del nuovo partner commerciale, ovvero Ford. Ci ricordiamo tutti il film Le Mans 66 e la sfida storica che c'è tra Ferrari e Ford, sia in Formula 1 sia nel mondo WEC dell'hypercar. Ma ascoltiamo per qualche istante il confronto tra il motore della F1 75 e il motore della nuova Ferrari 675. Se ascoltiamo attentamente, si nota che le frequenze del nuovo motore sono più gravi, più basse rispetto a quelle del motore dell'anno scorso, come potete vedere anche da questa analisi fatta sulle frequenze dei due motori. Insomma, cresce l'ansia, cresce l'aspettativa ancora per i tifosi Ferrari per vedere il 14 febbraio alle 11:25 la nuova Ferrari 675. Ormai conosciamo anche il suono della sua anima e vogliamo vederla dal vivo. Sicuramente questo anche dato dalle modifiche tecniche fatte per migliorare l'affidabilità del motore, e questo potrebbe significare due cose: o che i problemi di affidabilità sono stati risolti, come ha confermato anche lo stesso Vasseur, oppure che il motore verrà depotenziato a inizio stagione. Comunque è piaciuto a tutti vedere questa mossa di Ferrari di marketing e di mostrare il fire up durante la presentazione Red Bull. E chissà se rivedremo anche una bagarre più avanti tra Ferrari e Ford. E vedremo se magari il 14 febbraio ci sarà anche una risposta del team di Milton Keynes, che ricordiamo non ha ancora fatto sentire il proprio fire up della RB19. Ma ci sono delle importanti novità lato carburanti in Ferrari che potrebbero fare la differenza quest'anno. Guardate il video fino alla fine perché ne parliamo, e in più parliamo anche della scelta di Red Bull di puntare su Ford al posto che Porsche, che era la partnership più auspicabile fino a prima della pausa estiva. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un like per supportare a serie Motorsport a 360 gradi. Vi ricordo anche di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessuna live, nessun video. In questo periodo vediamo insieme in diretta le presentazioni delle monoposto 2023 e ci divertiamo a commentarle insieme, commentare la nuova livrea, fare delle piccole analisi tecniche anche su quello che si può vedere a occhio nudo. E so che a voi non costa nulla, ma per noi fa una gran differenza e ci aiutate tantissimo a sostenere questo progetto. Anche solo un'iscrizione fa la differenza. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della scelta di Ferrari di mostrare il fire up durante la presentazione Red Bull, ma soprattutto ditemi cosa ne pensate della partnership tra Red Bull e Ford. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Io sono Rastro e oggi parliamo del carburante bio scelto da Ferrari per il 2023 e della collaborazione tra Red Bull e Ford. Ormai da qualche giorno si vocifera che la nuova Ferrari 2023 avrà come sigla ufficiale SF23. Quindi si va a riprendere la sigla che si era abbandonata nel 2021 con la SF21, al posto di continuare con la F175, che ricordiamo che è una monoposto speciale dedicata ai 75 anni della fondazione della scuderia Ferrari. Sappiamo che il fire up doveva essere messo online sui social alle 14, ma a causa dei ritardi per i file audio hanno ritardato la pubblicazione verso le 15:30. Quindi in teoria il fire up di Ferrari doveva arrivare come antipasto prima della presentazione della RB19. Invece, a causa di eventi fortuiti, hanno pubblicato durante la presentazione, facendo una vera e propria guerra di marketing. C'è chi ha seguito di più il fire up rispetto alla presentazione, anche perché, come ho detto più volte, la RB19 mostrata è uguale alla RB18. L'abbiamo notato tutti. E abbiamo apprezzato tutti il canto del 6 cilindri turbo della gestione sportiva, che certo non è il V8 o il V10 di qualche anno fa, però comunque è sempre bello da sentire. E a proposito di Power Unit, abbiamo delle novità per quanto riguarda il carburante utilizzato da Ferrari. Come abbiamo detto più volte, i motoristi di Gualtieri hanno allungato la vita della Power Unit 066/7 e, come ha confermato lo stesso Vasseur, l'affidabilità è sotto controllo rispetto invece ai problemi dell'anno scorso. Da novembre è rientrato anche Davide Mazzoni nella gestione sportiva, un ingegnere esperto in calibrazione e funzionalità dei motori che ha lavorato in Maserati in passato, lavorando molto sulle fuel, quindi sul carburante bio del Trident. E sicuramente questo sarà un grande aiuto per Ferrari per quest'anno, visti anche i problemi avuti da Red Bull a inizio della stagione 2022 sull'evaporazione anomala del carburante, che ha costretto il ritiro di Verstappen e Perez in Bahrain e di Verstappen in Australia. La SF23, così verrà chiamata, verrà svelata al pubblico il 14 febbraio alle 11:25. La presentazione, dopo due anni che è stata solo in diretta, sarà in presenza fisica e si svolgerà a Maranello all'interno della gestione sportiva. Come abbiamo detto più volte, c'è tanto ottimismo visti i dati al simulatore, che sono molto rassicuranti. Ormai i piloti
piloti allenandosi al simulatore conoscono bene anche questo nuovo monoposto e le differenze rispetto all'F1 Stradale 5. Vasseur ha confermato che l'obiettivo quest'anno è vincere entrambi i titoli, quindi il mondiale costruttori e il mondiale piloti, e quindi c'è tanto ottimismo, ma una cosa fondamentale sarà l'affidabilità del motore. Infatti le tre rotture dell'anno scorso, quella di Spagna, quella di Baku e quella di Austria, hanno palesemente condizionato anche il mondiale 2022 sia costruttori che piloti. Nel mondiale piloti, perdendo la lotta per la vittoria del titolo tra Leclerc e Verstappen, costruttori perdendo la lotta prima con Red Bull e rischiando di perdere anche il secondo posto nei confronti di Mercedes. E per questo nel 2022 i motori Ferrari sono stati limitati di potenza da metà stagione in poi. Sia Leclerc che Sainz hanno usato in totale 6 power unit, che sono al di sopra delle 3 consentite prima di andare in penalità, e quindi questo sarà un fattore fondamentale nel 2023. Farà tanto la differenza stare all'interno delle 3 power unit, quindi non sforare oltre la terza per non avere penalità poi in pista, in griglia di partenza, e sarà fondamentale avere una buona affidabilità per evitare di fare degli zero. Fare 0 punti a un gran premio mentre il tuo competitor ne fa 25 fa tanto la differenza rispetto ad avere un motore un pochino meno performante che ti permette però di arrivare secondo magari, e quindi gestire un po' anche la mappatura in base alla pista, in base anche all'usura del motore. E l'obiettivo di Ferrari quest'anno per i 23 gran premi che si disputeranno sarà quella di utilizzare una power unit ogni 6 gran premi. Abbiamo visto che Mercedes durante questa prestagione ha fatto piccole modifiche, in totale sembrano 15 modifiche al motore per migliorare l'affidabilità, e già Mercedes era il motore più affidabile in griglia fino all'anno scorso. E Ferrari, non potendo modificare la benzina perché è stata omologata nel marzo dell'anno scorso, ci ricordiamo il grande lavoro di Shell per cercare di ottimizzare le prestazioni della benzina utilizzata da Ferrari, allora il team di Maranello ha lavorato per migliorare la scintilla nella camera di combustione. E qui rientra Davide Mazzoni, ex powertrain development manager di Maserati e nominato head of ICE, quindi capo del motore ICE, per la sua specializzazione nell'affidabilità dei motori e nella calibrazione e funzionalità del motore elettrico in particolare. E in Maserati Mazzoni ha lavorato tanto per recuperare un 6-7% di potenza perso con l'utilizzo delle fuel, quindi del carburante bio, con l'utilizzo di diverse mappature e con un lavoro anche sul motore stesso. E il lavoro di Mazzoni sarà fondamentale sia ora per ottimizzare le 10, quindi il carburante con il 10% di etanolo che si utilizza ora in Formula 1, ma soprattutto per il 2026 con l'utilizzo di nuovi carburanti e con anche i nuovi motori che verranno omologati nella nuova era della Formula 1, fino ad arrivare all'obiettivo di emissioni zero del 2030. Il progetto 2026 è ancora intestato a Zimmermann, il tedesco che ha firmato l'attuale motore Superfast, e l'obiettivo per il 2026 è di avere al 50% il motore endotermico e il 50% il motore elettrico, quindi ridurre la potenza del motore endotermico a 550 cavalli e aumentare ovviamente la potenza del motore elettrico, in modo da continuare nella transizione verso un motore completamente carbon free. E proprio per questo sarà fondamentale sfruttare al massimo le fuel, quindi carburante bio, per cercare di erogare la prestazione maggiore della monoposto, anche dalla parte carburante che viene sfruttata di meno per le prestazioni. Insomma, questo ritorno di Mazzoni sembra essere un segnale molto positivo per Ferrari. Ma parliamo ora di Red Bull e dell'accordo con Ford. Christian Horner ha dichiarato che hanno accettato l'accordo con Ford perché non c'era in questione la cessazione di quote del team, al contrario invece dell'accordo tra Red Bull e Ford che prevedeva anche una cessazione di quote e quindi anche una collaborazione azionaria della casa automobilistica tedesca. E l'accordo con Ford è sia commerciale che tecnico. Però andiamo nel dettaglio. Allora, dal punto di vista tecnico, Red Bull avrà accesso alla parte di ricerca e sviluppo di Ford, in particolare sul motore elettrico, la tecnologia delle celle, lo sviluppo del software e altri componenti sempre relativi alle mappature del motore elettrico. Mentre dal punto di vista commerciale c'è un piano di espansione negli Stati Uniti per dare più visibilità sia a Red Bull e sia a Ford in tutto il mondo. E sicuramente Red Bull da questa partnership ne può beneficiare perché Ford può dare una gran mano sullo sviluppo della batteria del motore, avendo tanto know-how su questa parte qui. Quindi Red Bull con la parte di powertrains poteva sviluppare un motore per il 2026 competitivo? Sì, poteva farlo perché comunque aveva già avuto il know-how di Honda. Ma con Ford avrà qualcosa in più anche sulla ricerca e sviluppo, che è qualcosa da non sottovalutare. Ricordiamo che Ford negli ultimi anni ha sviluppato un sacco di motori elettrici per le proprie vetture, sia ibride che completamente elettriche, e ha fatto tanta ricerca in quel settore. In più c'è una volontà ferrea di Ford di tornare in Formula 1, perché è un mercato che sta crescendo molto in fretta, soprattutto in America, e quindi è una win-win sia per Red Bull che per Ford. E proprio per questo c'è stata questa collaborazione, mentre quella con Porsche è saltata. E Porsche sembra che voglia rientrare in Formula 1 con Williams, ma stanno ancora discutendo sugli accordi. Ad oggi i 6 motoristi confermati dalla stagione 2026 sono questi: Alpine, Honda, Mercedes, Ferrari, Audi e Red Bull Ford Power.
powertrains, però non è da escludere che altri motoristi si aggiungeranno anche in futuro. Pensiamo per esempio appunto all'interessamento di Porsche, Hyundai, General Motors e anche Toyota. Fatemi sapere nei commenti come avete vissuto il fire up di Ferrari durante la presentazione a Red Bull, cosa ne pensate di questa partnership tra Ford e Red Bull e della storica rivalità tra Ferrari e il team americano. Sono curioso di sapere la vostra opinione. Qui da Rust è tutto, ci vediamo a un prossimo video.